cambiato la lampadina in cucina e la luce fa veramente, veramente schifo. Benvenuti nel primo wrap-up dei film e delle serie TV che ho visto questo mese. Non so bene come gestire la cosa, sappiate solo che farò un elenco molto veloce perché sono tanti e non voglio tediarvi come al solito. Se volete degli approfondimenti sul mio parere personale su alcuni film o alcune serie TV, fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché io farò dei commenti appunto molto molto veloci per ogni cosa. Ho deciso questo mese di andare in ordine cronologico, partendo prima dai rewatch, quindi le cose che ho rivisto e eventualmente rivalutato, e poi le cose nuove. Allora, per quanto riguarda i rewatch, mi sono dedicata alle saghe, perché non so per quale motivo, ma forse non sono l'unica, fatemi sapere nei commenti se non sono l'unica. Quando vedo il primo film di una saga, di una trilogia, di una duologia, mi viene subito voglia di vedere il seguito. Per quanto riguarda le serie, partiamo da quelle perché sono di meno, sono andata avanti con il rewatch di Paso Adelante, perché onestamente la sesta stagione, che è l'ultima, non è che mi faccia impazzire, non so nemmeno se l'avevo già vista, perché sembrano tutte cose nuove, ma suppongo di averla vista. Ho visto 4 episodi dal 6.14 al 6.17, non è che mi stia appassionando tantissimo, mi piace molto questa cosa di Pedro e Lola, come al solito, insomma, loro sono un po' la main ship della serie, ma per il resto piattume totale. Però mi dispiace abbandonarla, quindi dato che mi manca poco, prima o poi la finirò. Per quanto riguarda i film rewatchati, invece, ho iniziato con Le Cronache di Narnia, un film che mi era piaciuto tantissimo quando era uscito. Io impazzivo per Le Cronache di Narnia, ho in mente prima o poi di leggere anche la saga di libri, anche se molti dicono che non vale troppissimo la pena, però fatemi sapere se è vero. Ho appunto visto il primo film, quindi Le Cronache di Narnia, Il Leone, la Strega e l'Armadio, e mi è piaciuto tantissimo. Inutile dirlo, 5 stelline, mi è piaciuto veramente veramente tanto. E subito dopo mi sono chiesta, ma il secondo e il terzo mi erano piaciuti così tanto, perché non me li ricordavo tanto bene? Quindi sono andata a vedere Le Cronache di Narnia, Il Principe Caspian, quindi il secondo capitolo di questa trilogia, e mi è piaciuto leggermente meno. Gli ho dato 4 stelline perché i personaggi, allora, capisci un attimo che sono cresciuti i 4 protagonisti, per quale motivo succedono determinate cose, però il fatto che Narnia si trasforma, che passano 100 anni, che loro comunque tornano, che sono ancora giovani, non lo so, mi ha lasciato un po' quel saporino così. E però Principe Caspian... Invece il terzo capitolo, Viaggio del Veliere, è stato quello che mi è piaciuto di meno, perché appunto, a parte che vediamo la sparizione dei due fratelli maggiori che comunque completavano un po' il quartetto, e secondo me è una di quelle squad che non va divisa, e nel terzo capitolo, essendoci solo Edmund e Lucy, mi ha preso fino a un certo punto, perché soprattutto ho riscoperto una piacevole simpatia verso Edmund, invece una profonda antipatia verso Lucy, che mi stava così simpatica prima, adesso invece La storia mi sembra completamente fuori dagli schemi per quanto riguarda l'universo di Narnia, troppo fuori, troppo, i personaggi nuovi non mi piacciono. Sì, rispetto ad altri film che ho visto e rivisto, carino, ma non lo rivedrei, almeno non come il primo, ecco. Sempre per quanto riguarda i rewatch, scendiamo nel punto più basso della nostra classifica, perché mi sono rivista Camp Rock 2. A fine dicembre avevo visto il primo, che mi era piaciucchiato, perché a me i film Disney, anche quelli di Disney Channel, piacciono abbastanza. Quando ero piccola mi era piaciuto, e anche attualmente non è uno di quelli che mi fa più schifo, ecco, diciamo. Camp Rock 2 invece, noiosissimo, rispetto al primo è veramente noioso, personaggi che ti scadono completamente, a partire da Michi, che è la protagonista, alias Demi Lovato, per chi non avesse visto il film, che dal primo, che ha un carattere di un certo tipo e via dicendo, nel secondo è veramente odiosa, quindi... No. Poi ho rivisto insieme a mio fratello il live action di Dumbo. Mi era venuta voglia quando ho fatto il video dei live action per il mese scorso. Ho detto no, me lo devo rivedere, perché l'ho visto una volta sola e devo rivederlo assolutamente. Non ha assolutamente deluso le mie aspettative, perché mi piace come la prima volta. Bellissimo, emozionante, triste, e in alcune scene mi sono dovuta tappare gli occhi perché non ce la potevo fare. A me gli animali che soffrono non ce la faccio proprio, però bello. Ho fatto anche il rewatch di diversi cartoni. In realtà il mio intento era questo mese di fare un rewatch o il new watch di film della Warner Bros, perché ho in programma più avanti, su TV Joe, Cartoon Joe, di fare un episodio dedicato ai lungometraggi Warner Bros, così come ho fatto per Disney e DreamWorks, classificarli. Ho deciso di ricominciare
da La Spada Magica, uno dei miei cartoni preferiti, un po' di nicchia, non lo conoscono tutti, sicuramente chi è degli anni 90 lo conosce, conosce anche benissimo le canzoni. Trovo che sia un cartone veramente veramente bello, canzoni stupende, l'ho recitato praticamente tutto a memoria. Ci sono solo dei momenti, ma proprio brevissimi, nel quale diventava un po' stucchevole a livello di personaggi, però io penso che siano tutti caratterizzati benissimo e ho scoperto tra l'altro che questo cartone è tratto da un romanzo e quindi andrò assolutamente a leggermi anche il libro a questo punto. Ho notato anche che rispetto a quello che avevo detto nel video I preferiti di Joe dedicato alle location che non mi piacciono, che è una delle poche cose ambientate nel fantasy medievale che mi piacciono. Un altro film Warner Bros. Che ho rivisto, che è tecnica mista, quindi abbiamo sia un cartone animato che un film, è Osmosis Jones. Ve ne avevo parlato recentemente quando ho fatto il video sui cartoni Warner Bros. Che ho visto. Caruccio, mi è piaciuto, anche qua alti e bassi per quanto riguarda i personaggi e la trama in sé, però bello, originale, secondo me molto carino, simpatico, divertente. Verso la fine piangi, niente, molto molto godibile. Verso la fine del mese ho fatto rewatch di due duologie della Pixar, la prima quella di Monsters & Co. Il primo bellissimo come sempre, è uno comunque dei film Pixar più riusciti secondo me. Sapete che io ho una predilezione per la Pixar rispetto alla Disney per molti versi. Monsters & Co. è uno di quei film che lo vedi è come se fosse la prima volta a livello emotivo, quindi proprio bello. E appunto mi sono rivista Monster University, che invece la prima volta che l'avevo visto mi era scaduto un pochettino come personaggi, come trama, via dicendo. Rivedendolo l'ho rivalutato molto, perché in realtà ci sono dei messaggi sotto e un umorismo anche, secondo me non dico al pari del primo ma quasi, quindi l'ho rivalutato decisamente. Ultima duologia della Pixar sempre che ho rivisto è quella degli Incredibili, rivista proprio in questi giorni. Ho rivisto gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi, molto molto bello, mi piace moltissimo, è uno dei miei preferiti della Pixar. Mi piace molto il significato profondo di questo cartone, che è l'unione familiare, le peculiarità di ogni membro della famiglia, il fatto che una famiglia unita è più forte dei singoli membri, poi tutto questo discorso dei supereroi. E sappiate che io non sono una che si emoziona tantissimo con i supereroi, non sono la classica fan della Marvel e DC, alcuni li apprezzo, altri no. Questo è un ambito supereroico che invece mi piace. Incredibili 2 l'avevo visto al cinema quando è uscito con mio fratello, e all'epoca, così come per Monster University, l'avevo valutato non male, però decente, ecco, non a livello del primo. Invece riguardandolo mi sono accorta che c'erano dei momenti che facevano un sacco ridere, e l'evoluzione di personaggi è molto bella per alcuni versi, e la trama molto molto interessante. Anche la prima volta mi ricordo che ero rimasta un pochino scioccata nello scoprire appunto il plot twist di tutta la faccenda. E di base comunque l'insegnamento è lo stesso del primo, ci sono delle cosine carine rispetto al primo, l'ho rivalutato molto molto bene. Passiamo invece ora a quello che ho visto da nuovo, ecco, quindi diciamo che sono, per quanto riguarda le serie che ho proseguito, per quanto riguarda i film che non avevo mai visto. Partendo sempre dalle serie che sono di meno rispetto ai film, abbiamo Bake Off Dolci Sotto un Tetto, che ho visto tutta perché è andata tutta in onda nel corso di gennaio. Forse la prima puntata è uscita l'ultima settimana di dicembre, però comunque l'ho conclusa tutta a gennaio. Molto carina, devo dire, rispetto al format originale, che è appunto Bake Off Dolci in Forno, che io adoro e che guardo tantissimo. È quasi all'altezza rispetto magari a un Junior Bake Off, altri programmi che hanno come tema centrale la pasticceria. Ci poteva stare, assolutamente, mi è piaciuto molto. Io tifavo i fidanzati, comunque vale la pena se vi piace la pasticceria e il format originale. Quest'anno, per le norme Covid che ci sono state, ho trovato più appassionante questa rispetto a quella originale. Concludiamo con i Cooking Show, perché sapete che per me sono serie, dato che sono su TV Time e le posso segnare, per me sono serie. Ho visto Masterchef, che è iniziato anche questo a dicembre, molto carina questa edizione, i personaggi, i concorrenti, diciamo che fungono un po' da personaggi marchetta, mi piacciono tantissimo. Il mio cuore però è di assolutamente Maxwell ha il mio cuore e il mio amore, perché è un cucciolo da salvare Maxwell. Io spero arrivi molto lontano, ma se continua così, vabbè, non lo dico perché poi gli porto sfiga. Un altro invece che c'è stato proprio l'amore a prima vista come tipo di persona, personaggio, così, andando avanti con le puntate, oltre a scoprire che ha un grandissimo talento,
come personaggio mi piace tantissimo Aquila, vabbè il mio cuore è di Maxwell ovviamente, però anche di Aquila. Aquila come carattere, indipendentemente da come andrà all'interno del programma, è uno che farà strada, ha tanto cuore anche se tende a nasconderlo, almeno questo è quello che vogliono far vedere in televisione, per magari un altro tipo di persona. Di femmine invece non me ne piace neanche una, forse l'unica che si salva tra le femmine è Jabi, che fin da subito top simpatia, è la vincitrice morale di questa edizione, siamo più o meno a metà percorso, quindi insomma ce n'è ancora di strada per cambiare idea. Poi sempre per quanto riguarda la cucina, ho iniziato a vedermi Cake Star, ho cercato di fare del binge watching come faccio di solito con le serie, ma con questo tipo di format è molto difficile perché tende a stufare. Praticamente scelgono una città, vanno a mettere in competizione tre pasticcerie di quella città e alla fine decretano chi è la pasticceria migliore in sostanza. Carino come format, mi piace. Adesso il 29 è iniziata la quarta stagione, che adesso sarei molto curiosa di capire come l'hanno gestita con tutto questo periodo di chiusura, ecco, come sono riusciti a girarla. Però per il momento sto ancora finendo la terza stagione, ne mancano ancora 6 se non mi ricordo male. La quarta stagione per il momento hanno fatto solo 2 episodi, quindi boh, me la recupererò con calmissima. È iniziata questa settimana La Caserma, che io aspettavo tantissimo perché so che non sembra che io sono una persona molto acculturata, però sono una grandissima fan del collegio, onestamente. Questo nuovo format La Caserma, che è una sorta di collegio 2.0 fatto per gente un po' più grande, gente un po' più vicina alla mia età, in realtà neanche tanto perché ci sono i diciottenni, ma dettagli, oh, come sono vecchia. Molto carino in realtà, perché alla fine ricalca un po' i canoni e le regole del collegio, però approcci comunque a un'età diversa. Se prima comunque sei davanti a dei ragazzini, adesso sei davanti a gente adulta, quindi rimani il doppio più scioccato quando si comportano in un determinato modo e rimani sorpreso magari invece dal fatto che non riescono a sopportare un certo tipo di ambiente, che non riescano ad adattarsi tanto bene, se non altro come quelli del collegio. Ci sarà tempo di capire chi è il mio preferito, insomma, tanto tempo di fine di febbraio finirà La Caserma, quindi. Ultima serie che ho visto da nuove, che ho binge watchato in 2 giorni, che ho adorato su Amazon Prime Video, Dietland. Dietland è la storia di Prugna, che è questa donna molto molto in sovrappeso, che non convive bene con il suo fisico, non è molto felice, lei fa di tutto per cambiare, il suo obiettivo è di diventare una donna come le altre, quindi apprezzabile a livello estetico e di conseguenza poi anche internamente. Ci sono un sacco di dinamiche che ti portano all'interno di una vera e propria rivoluzione contro i pregiudizi nei confronti delle donne, lo stereotipo femminile, l'oppressione della categoria femminile sia in ambito lavorativo che in ambito di vita quotidiana. Ha delle tematiche bellissime, tutto parte dall'alimentazione, però in realtà poi entri in un mondo che va veramente oltre. Ti prende tanto come serie se ti piacciono gli argomenti che piacciono a me, quindi l'alimentazione, l'integrazione della donna in qualunque forma, la lotta all'oppressione di una sottocategoria, io la chiamo così perché comunque è il concetto della serie, però io non penso che le donne siano una sottocategoria, sia chiaro a tutti. Molto molto bella, consigliatissima, oltretutto breve perché sono solo 10 episodi e la trovate su Amazon Prime Video, quindi se ce l'avete dategli un'occhiata, guardate almeno il pilot e poi mi fate sapere nei commenti. Concludiamo questo giro con i film che ho visto da nuovo, partiamo subito. Primo film che ho visto questo mese mi ha deluso alquanto, sempre su Amazon Prime Video, Frequencies l'avevo trovato smanettando un pochino, cercando i distopici post-apocalittici o comunque quei film un po' fantascienza, un po' drama, un po' romance, cioè sì, è un pastrocchio di tutti questi generi e sottogeneri, but è troppo confuso, cioè se non ti piace la fisica, se tu hai un'avversione totale come me per le materie scientifiche, questa storia d'amore sarà la più confusionale che voi abbiate mai visto in vita vostra. Questi due ragazzi crescono insieme in un universo, non so se post-apocalittico, parallelo, fantascientifico, non so, nel quale tu puoi frequentare solamente le persone che hanno la tua stessa frequenza, che non lo so, pare che sia una sorta di QI, un'unità di misura della tua intelligenza o comunque della tua cultura, del tuo modo di approcciarti alle persone. Il principio è che più bassa è la tua frequenza, più alta è quella emotiva, e invece più alta è la tua frequenza, più bassa sarà quella emotiva. Da qui poi nasce una storia d'amore tra uno che ha una bassa frequenza e una che ha un'altra
Vabbè, basta. Io non ci ho capito una beata fava di questo film. Boh, se vi piace il genere, se vi piacciono le materie scientifiche e la fisica, guardatelo. Se invece no, no. Poi un altro film carino che ho visto, molto stupidino, però dal profondo significato che ho apprezzato. Jaxi, sempre su Amazon Prime Video. Jaxi è la storia di un ragazzo che da quando è piccolo è completamente assorbito dal suo smartphone. Compra sempre quello di ultima generazione, non ha amici, passa veramente tutto il tempo davanti agli schermi. Qua succede che compra un telefono di ultima generazione e su questo telefono c'è praticamente la Siri della situazione, quindi l'assistente. Jaxi però ha una vita propria, quindi comunque prende iniziativa. Effettivamente la vita del nostro protagonista cambia grazie a lei, ma Jaxi poi diventa gelosa. Un po' di cringe, di sano cringe, che però alla fine ti fa godere un po' di più dell'umorismo di questo film. La morale molto bella, non uno dei più belli che ho visto questo mese, però caruccio. Un film che mi ha fatto venire una nostalgia pazzesca della mia infanzia è We Can Be Heroes, che su alcune piattaforme viene definito addirittura Spy Kids 4. Voi ve la ricordate la saga di Spy Kids? Io spero di sì, perché è una delle saghe che mi piacevano di più quando ero piccola. Carino, We Can Be Heroes praticamente è una nuova generazione di Spy Kids che più che spie sono i figli dei supereroi, quindi hanno dei superpoteri già di natura e ovviamente sono aiutati dall'associazione X che gestisce tutti questi bambini speciali. Molto carino, cioè mi è piaciuto perché è stato come tornare piccola e vedere una nuova generazione di Spy Kids appunto e mi sono gasata come la prima volta, mi sono anche resa conto che per alcuni versi per la mia età forse è un po' stupidino. È stato molto nostalgico come uomo. Quindi gli ho dato 3 stelle perché comunque non va bene per la mia età come film profondo e ecco di significato, però per la nostalgia 3 stelle tutte. Un film che invece ho apprezzato molto in quanto commedia romantica, che ho visto a inizio gennaio, quindi un po' fuori periodo ma neanche troppo, Holiday. La storia d'amore è incentrata tra due persone sconosciute che si incontrano per caso in un centro commerciale e decidono di diventare festa amici, quindi non amici con benefici e nemmeno amici, punto. Una via di mezzo, quindi non ci sono rapporti fisici, però loro due si accompagnano durante le feste. C'è una bellissima commedia romantica sotto che mi è piaciuta tanto, sapete che a me questo genere di film piace tanto, fatta bene, non particolarmente scontata, cioè lo sai com'è che va a finire, però bellina, molto simpatica, anche poi il protagonista è veramente di alta qualità. Un film uscito proprio questo gennaio, che io sappia, sul più bello. Già dal trailer ti dice, conosci quelle storie nel quale lei ha una malattia terminale per una figa pazzesca e tutti la vogliono? Ecco, questa non è la storia. In effetti è così, perché la storia di base è la stessa, la differenza è che la protagonista è oggettivamente una ragazzina bruttina, con delle passioni assolutamente fuori dai canoni normali delle ragazze della sua età e che non è attraente per i ragazzi. Ecco, proprio perché ha questa filosofia del non ho niente da perdere perché tanto prima o poi schiatterò, riesce a provarci con uno dei più fighi della sua scuola o comunque più fighi del circondario. Ci esce effettivamente e da lì si sviluppa una mega storia d'amore. Carino perché è la stessa storia trita e ritrita del quale uno dei due ha la malattia terminale, quell'altro cerca di salvarlo e via dicendo. Allo stesso tempo ha delle sfumature molto originali perché c'è questa differenza estetica in particolare, ma anche interiore tra i due protagonisti, che regala comunque dei begli insegnamenti, tutto sommato, però mi ha un po' rotto le palle questa cosa della malattia terminale. Ci sono tante cose di cui si può parlare nei film. Ragazzi, visione, prima visione assoluta, un altro film Pixar, avevo appena visto Soul e ve ne ho anche parlato, ho dovuto vedere Onward in occasione dell'Epifania, visto sempre con la mia famiglia. Parlavano tutti benissimo di Soul e non dico malissimo, però in maniera molto piatta di Onward. Onward mi è piaciuto tantissimo. Anche qui abbiamo un contesto pseudo-medievale che non mi attraeva tantissimo. Onestamente io per prima dicevo, prima di vederli, Soul deve essere meraviglioso, invece Onward, boh, non lo so. In realtà è profondissimo come tema. Piangi tantissimo, ridi tantissimo, come deve fare un buon film Pixar. Non dico altro perché ho intenzione di farci un video apposito su Onward, quindi aspettate e vedrete. Un'altra commedia romantica che ho visto questo mese, però un po' più datata, Una proposta per dire sì con Amy Adams.
molto 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 carina. C'è questa ambientazione irlandese molto bella. La love story centrale mi è piaciuta tanto perché, vabbè, lui, io mi ci sono innamorata di Declan, ecco, mi sono innamorata di Declan. Amy Adams, carinissima, è una delle attrici che secondo me interpreta meglio questo genere di film. Coinvolge, ti diverte, cosa che deve fare una commedia romantica, quindi molto molto carina e consigliata. Una stagione da ricordare, un film che avevo messo in lista video da un sacco di tempo perché mi piacciono i film che sono tratti da storie vere, ma soprattutto quelli che sono incentrati su un'attività sportiva, perché vabbè, mi conoscete. Parla di una pallavolista molto giovane che perde la vita in un incidente, ma che sta al centro della sua squadra di pallavolo e quindi tutto ruota intorno alla pallavolo, all'amicizia, al ruolo che aveva questa ragazza all'interno delle vite. Il film in sé ha dei tratti un po' noiosi, dei tratti molto emozionanti, dei tratti tristi, ci sta, è una buona media. Ma la cosa che ti coinvolge di più, credetemi, sono i titoli di coda, nel quale dopo che tu hai visto tutto questo film e ti sei comunque emozionato già, ti fanno vedere le stesse scene, però in video, della vita reale di questa ragazza che ha perso la vita. Quindi, cioè, lì veramente ti senti, oh, la noce in gola che sta spingendo le lacrime. Upside Down. Upside Down è l'ennesimo film come Frequencies nel quale non ci capisci una fava. Molto carina e originale l'idea fantascientifica di questo mondo sottosopra. Sono due mondi praticamente uguali che però non possono coesistere, cioè possono coesistere ma non possono intrecciarsi. E questa è la grande filosofia che circonda la storia d'amore dei due protagonisti, che ovviamente, perché se no non era interessante, uno sta sotto e uno sta sopra. Non nel senso che state pensando, però proprio nei mondi, ecco. Cioè, il problema è che metà del film praticamente è girato capovolto, quindi tu ogni 2x3 devi fare questa cosa e guardarlo al contrario, oppure devi girare il telefono. E se cerchi di guardarlo dritto, dopo un po' ti si incrociano gli occhi. Quindi ecco, questi sono dei lati abbastanza negativi. In sé molto originale comunque. Ho visto per la prima volta un film famosissimo che però mi ero sempre rifiutata di vedere perché mi faceva paura, The Day After Tomorrow. Dato che mi sono appassionata ai distopici post-apocalittici, ai film sull'apocalisse e via dicendo, ho detto perché no, guardiamolo e cavalchiamo quest'onda. Effettivamente è molto carino, c'è Jake Gyllenhaal che è molto figo come sempre, era molto giovane all'epoca in cui è uscito questo film. Però in generale molto bello, mi ha appassionato, mi ha terrorizzato sotto certi aspetti, però va bene, ci sta. Sono tutte cose che comunque è agghiacciante pensare che possano succedere, perché stiamo andando verso un cambiamento climatico inesorabile. Boh, insomma, cioè, diciamo che escono film del genere, la gente ragiona, quindi vabbè, ci sta. A parte questo, comunque il film mi è piaciuto. Un altro film che ho visto da nuovo, sempre post-apocalittico, ma questo mi ha ricordato di più Il domani che verrà, che mi è piaciuto tantissimo come film. È più un film di guerra che parla della terza guerra mondiale, quindi non la prima, non la seconda, la terza, quindi in un mondo attuale. Siamo in Inghilterra e c'è questa ragazza americana che va a trovare i cugini, non mi ricordo bene perché, cugini in campagna, anima mia, che si trovano nel bel mezzo appunto di una guerra. Quindi tu vivi questo clima guerrigliero, guerriesco, guerrulla, nel quale questi ragazzi non sanno bene come approcciarsi e come gestirsela. Molto carina questa cosa del passare da un ambiente bucolico bellissimo alla guerra e con tutto quello che ne consegue. Molto molto interessante, devo dire. Ragazzi, resistete perché tanto tra pochissimo devo uscire e mancano solo 3 film, quindi abbiate pazienza. Allora, sai tenere un segreto? Se vi ricordate, l'avevo recensito anche qua sul canale, avevo letto il romanzo da cui poi è stato tratto questo film di Sophie Kinsella, che ha lo stesso titolo. E già all'epoca in cui lessi quel romanzo, così come quando leggo in generale un romanzo della Kinsella, penso sempre a un'ipotetica commedia romantica. Il film in sé mi è piaciuto molto, soprattutto perché è molto molto attinente al libro, cioè mi è sembrato di rileggere il libro guardando il film, quindi bello. Protagonista maschile, vabbè, molto molto figo. Questo film è stato molto molto appagante grazie a lui. Lei è la sorella di Matthew Daddario, che conosciamo tutti molto molto bene. Tra l'altro lei faceva la figlia di Atena in Percy Jackson. Godibile come commedia romantica e soprattutto io gli ho dato un voto al tuccio perché ho apprezzato tanto il fatto che fosse molto molto simile al libro. Un film amatissimo, cioè che io ho amato tantissimo, La ballerina del Bolshoi. In questo periodo per me è molto molto difficile vedere balletti, coreografie, video di danza, film di danza. E quando ho visto questo, in realtà forse ne avevo proprio bisogno. Film, se avete visto le mie storie di Instagram,
che ho apprezzato tanto, soprattutto perché non ricalca i classici stereotipi della ballerina anoressica, la ballerina con i disturbi alimentari, il padre o la madre che non vogliono che faccia danza e via dicendo. Sono molto accennati più che altro perché lasciano veramente tanto spazio alla danza in sé, alla carriera della ballerina vera e propria. E tu entri proprio in maniera empatica nella storia della nostra protagonista, ti fa sognare, emozionare. Se sei dell'ambiente non puoi non amare questo film. Anche a questo forse farò una recensione a parte. Ultimo film che ho visto da nuovo in occasione della giornata della memoria, La signora dello zoo di Varsavia. L'avevo visto tra i consigli per i film da vedere in questa giornata dedicata alla memoria della seconda guerra mondiale, delle vittime più che altro. Me l'aveva consigliata Camiocca, appunto, l'avevo visto nelle sue stories e allora ho detto perché no, l'ho trovato anche questo su Prime, molto bello. Sapete che a me in generale libri e film ambientati in questo periodo storico piacciono veramente tanto, questo film non è da meno, rende giustizia a tutto, anche qui ci sono gli animali che soffrono e quindi cioè, triste questa cosa, molto triste. In generale l'ho trovato bello, molto ben fatto, bello, belli personaggi, bella Antonina, la protagonista, e poi anche qua è tratto da una storia vera, quindi non essendo una cosa puramente di fantasia mi piace ancora di più. Ho finito, non ho più voce e devo anche uscire. Se volete qualche info ulteriore su qualcuno di questi film o qualcuna di queste serie TV, scommentate qua sotto. Io cercherò di accontentarvi tutti, se non altro sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se vi piace questo canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo domani con il wrap up e TBR delle letture del mese di gennaio e febbraio. Invece il prossimo wrap up di film e serie TV sarà l'ultimo del mese, il 28 di febbraio. Un bacione, ci vediamo alla prossima!